abbiamo chiesto un piano per, diciamo, la fase 4, come la chiamo io, no? E quella che vi ho definito come lo schieramento dell'artiglieria pesante. Pensate che sarà una fase comunque complicata. Entro il 15 luglio, convalidato dal Comitato Tecnico Scientifico, il Veneto avrà un piano sanitario ad hoc per prepararsi a qualsiasi evenienza. Se infatti al momento non è possibile prevedere se, come e quanto il Covid-19 potrà avere una seconda ondata quest'autunno, la Regione si prepara comunque ad affrontare i possibili scenari sia nella fase della diagnostica che in quella della cura, attraverso un piano che replicherà come base i numeri portati ai massimi nell'emergenza coronavirus. Se avevamo 1.600 posti potenziali di malattie infettive, tornano i 1.600 posti di base, i 5 ospedali chiusi, ma che sono lì arredati, che basta andare lì e dargli una spolverata, hanno tutti i letti nuovi, i vecchi ospedali riaperti, si riaprono pronti all'uso. Le 400 terapie subintensive del Veneto, anche di più, ci sono, le 825 terapie intensive, che poi sono un migliaio perché vi ho già detto che abbiamo respiratori in magazzino. Noi le attrezziamo. Nel frattempo, il Veneto ha trasmesso al Ministero dell'Istruzione le nuove linee guida regionali per la ripresa delle scuole. In settimana ci sarà un nuovo vertice tra presidenti di regione per fare un ulteriore tagliando alle linee guida, perché, come ha detto Zaia, la fase 2 è in continua evoluzione. L'impressione generale è che comunque il 15 luglio rappresenti la data in cui addirittura potrebbero essere sospese le decretazioni, ma come detto, occorrerà sempre mantenere la guardia alta. Questa è la fase, come l'abbiamo definita, della convivenza, no? L'alternativa qual è? Restare tutti chiusi in casa e aspettare che il virus se ne vada da solo, però non siamo nelle condizioni per fare questo, moriremo di crisi isteriche piuttosto che di fame per qualcuno, insomma, o di altri motivi.